approfondire nuovi modelli di business e nuove forme di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al miglioramento dei tempi di lavoro e del benessere collettivo in aziende, in pratica un nuovo modo di fare impresa, valutandone le ricadute positive in termini di benessere e sostenibilità sociale ed economica. Sono questi i contenuti dell'iniziativa Next Lab, il futuro che non c'era, in programma lunedì prossimo 1 ottobre alle 17.30 all'Auditorium del Parco all'Aquila. Si tratta di un laboratorio creativo organizzato dalla CNA Giovani Imprenditori Abruzzo e dalla Fidimpresa Regionale, inserito nel programma nazionale dei giovani della CNA denominato CNA Next, che culminerà il 19 ottobre a Milano. È una sorta di festival dell'intelligenza collettiva dove si cerca di apportare le idee, i punti di vista non solo dei giovani, per cercare di dare uno sguardo al futuro in maniera collaborativa. La manifestazione è stata presentata da Luca Lecce e Silvio Calice, rispettivamente presidente e direttore della CNA Giovani Imprenditori Abruzzo, insieme ai vertici della CNA provinciale Agostino Del Re e Gianfranco Torrelli. CNA è un'associazione che cerca di dare alle imprese delle risposte. Risposte che sono anche quelle di chi già svolge l'attività e di chi la vuole intraprendere, nel far capire chiaramente quali sono le proiezioni e quali sono le opportunità che il mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese offre. Il CNA apre una finestra su quello che è il futuro, lo sviluppo delle imprese, che non si giocherà esclusivamente sulle tecnologie, sugli asset industriali, ma sulla capacità di rimettere al centro la persona. Il laboratorio, ha spiegato Luca Lecce, non sarà qualcosa di statico, simile ad un convegno, ma si svolgerà secondo una formula creativa e innovativa, con contenuti multimediali e due monologhi introduttivi a cura di Guido Arista della Elital, che racconterà il progetto ExoMars 2020, e Gianmaria De Paulis, volto noto di Rai 3, web manager ed imprenditore, che racconterà la sua esperienza diretta nell'ambito della divulgazione della digitalizzazione, che servirà ad ispirare i giovani imprenditori. Il nostro Next Lab di lunedì sarà un evento fresco, giovane, e terminerà con un concerto unico, perché vede due band abruzzesi ma di respiro nazionale, che sono i The Soul Buddies e i Disco.